Mi verrebbe da dire, Presidente, intanto buon pomeriggio, bentornato Pescara. No, sicuramente oggi è stata una partita molto molto bella, molto molto bella. Abbiamo visto tanti ragazzi giovani in campo, hanno fatto credo un primo tempo tra i migliori di tutta la stagione. È un risultato sicuramente giusto e meritato. Io dicevo in cronaca, proprio per sottolineare questo suo concetto, a parte la difesa esperta, dal centrocampo in su il più anziano, beato lui, è Rafià, classe 99. Ma questo, quando parlo con qualcuno che fa le regole in questa categoria, questa è dimostrazione che se i giovani sono forti non c'è un'età per farli giocare, per cui se sono bravi devono giocare. Qual è stata, secondo il presidente Sebastiani, la chiave di questa trasformazione? Un avversario che subiva con troppa facilità, anche 4 gol con l'Avellino, però non un Potenza che aveva pareggiato 14 volte finora, quindi insomma un Pescara trasformato, perché? Beh, però non diciamo che quando facciamo bene sono gli altri che sono scarsi, quando facciamo male siamo noi. Cioè, il Potenza fin qui ha fatto un campionato importante, 5 gol non è che li ha presi da qualche altra parte, li ha presi a Pescara, quindi va dato merito a questi ragazzi che hanno fatto una grande partita. Poi la trasformazione, tu lo sai perché te l'ho sempre detto, io in questa squadra ho sempre creduto e ci credo, perché ha delle qualità importanti in tanti giocatori, sia quelli che hanno giocato che quelli che sono seduti in panchina, quindi il mister li deve gestire. Adesso per fortuna il mercato è chiuso, abbiamo fatto sul mercato quello che volevamo fare, sperando che vada così, che vada bene, poi dovremmo fare il meglio possibile da qui alla fine e poi giocarcela con tutti ai playoff. Io chiedo una cosa, faccio un salto indietro di qualche giorno, perché il DS dell'Icarri in intervista ha detto esplicitamente che il risultato più giusto a Viterbo con il Monterosi era lo 0-3 a tavolino per il terreno di gioco. Ma non è solo Viterbo, purtroppo. Io ho avuto modo di lamentarmi in Lega perché se uno non ha un campo bisogna che lo metta a posto il campo, perché se no si rischia di giocare delle partite dove non si gioca a calcio. Quando giochiamo all'Adriatico, dove si può giocare a calcio, oggi abbiamo visto che la squadra ha delle qualità importanti e l'ha messa in mostra. Faccio l'ultima domanda prima dello studio riguardo il centrocampo, perché probabilmente verrebbe anche da chiedersi come mai Giabu è stato fuori per tanto tempo, perché un giocatore sia mercoledì scorso sia oggi, ritmo, qualità, quantità, abbinato le due fasi in maniera incredibile. E poi le faccio una domanda che probabilmente è da fare all'allenatore, però vorrei sentire la sua opinione. Ora che torna Mora, che non ha caratteristiche come quelle di Giabu e Kraia, giocare 4-2-3-1 con Mora quanto sarà difficile? L'abbiamo già fatto con Mora. Mora è un giocatore straordinario, di un'intelligenza unica in campo, è bravo, aiuta anche i compagni, per cui non credo sia questo il problema. Questa squadra può giocare in tanti modi, oggi l'ha dimostrato, e gli interpreti sono tutti quanti di ottimo livello. Giabu ha avuto un periodo in cui ha giocato meno, ma e quello è il modo di rispondere, no? Perché poi Giabu in due partite ha fatto due grandissime partite, quindi significa che è sul pezzo e deve continuare così. Studio Fabio Ferraresi, no, per il Presidente. Innanzitutto saluto il press e gli faccio i complimenti per questi acquisti nel reparto offensivo, che sicuramente hanno dato linfa nuova alla squadra, hanno messo in competizione alcuni giocatori che magari pensavano di avere il posto sicuro e hanno dato un po' di entusiasmo in più. Poi la domanda nello specifico è: quanto è stato bello secondo te il gesto di Lescano, che comunque è andato sotto la curva, ha fatto un mea culpa verso la piazza per magari qualche atteggiamento sbagliato che ha avuto anche nei vostri confronti, se l'hai apprezzato, quello volevo chiederti. Ma certo, quello è l'atteggiamento giusto che deve avere ogni giocatore, perché Lescano, io ho sempre detto, è un patrimonio del Pescara, stava a Pescara a meno di situazioni diverse, e oggi mi è piaciuto perché di fatto ha ammesso che nessuno aveva fatto fuori, quindi fondamentalmente è un giocatore importante da qua alla fine ci può dare tanto, così come ci può dare tantissimo Vergani, può dare tantissimo Cuppone, Colai e tutti quanti gli altri. L'organico è di primo ordine, quindi devono capire che se si vuole arrivare ad un risultato non bisogna pensare all'io ma al noi, per cui oggi Lescano ha dimostrato
di essere veramente un bravo ragazzo e di aver riconosciuto che qualche errore l'ha fatto anche lui. Chiudiamo, Presidente, con l'esordio con doppietta di Merola. Insomma, l'avete inseguito a lungo dall'estate, poi inizio mercato, è arrivato nelle ultime ore utili, ma ne è valsa la pena. È un giocatore, voi lo sapete, che abbiamo volevamo già in estate, purtroppo non è stato possibile perché quando poi per certi ragazzi arriva la Serie B sicuramente la priorità rispetto alla categoria inferiore. Devo dire che il ragazzo ci ha sempre manifestato la sua volontà di venire a Pescara e oggi credo che abbia dimostrato che il suo valore, ma d'altronde che noi non avevamo un mancino di ruolo, lo sapevamo e lo abbiamo cercato dappertutto. Merola è stata sempre la prima scelta, è arrivato e quindi meglio così. Ecco, volevo fare anche una capitalizzato domanda. Un Rafià. Ah, no, sì, prego, scusa Massimo, prego. Finisco e ti lascio il microfono. Prego. Avete patrimonializzato un Rafià di categoria superiore. Ma io personalmente non lo conoscevo, quando Delicari mi ha detto che c'era questa possibilità me ne ha parlato talmente bene che anche senza vederlo mi aveva convinto, quindi oggi il ragazzo sta dimostrando che obiettivamente è un valore aggiunto notevole per questa squadra. Vai Massimo. Ecco, volevo fare una domanda al presidente Sebastiani, sempre molto attento alle caratteristiche dei giocatori, perché è stata secondo me indovinata, azzeccata la scelta di far giocare subito Vergani, perché con due trequartisti di fatto che sono Merola e lo stesso Rafià, è chiaro che Vergani più di Lescano è incline ad attaccare la profondità, con le imbucate di questi due giocatori è stato tutto molto più semplice, no? Sì, sì, sono caratteristiche diverse, ecco perché dicevo che la squadra è ben assemblata, perché Lescano ha delle caratteristiche, Vergani ne ha delle altre. Io dico la mia, perché comunque non dico nulla di strano, io credo che anche Luigi Cuppone potrà essere utilizzato lì davanti come prima punta, perché è un altro, è uno di quelli che la profondità l'attacca bene e, ed è uno che ne fa 10 di scatti in mezzo tempo, per cui è un ragazzo che secondo me ci potrà dare molto anche in quella parte del campo. Mi dice la sua in chiusura, Presidente, su Mesic e su Gozzi e su Colai. Ecco, partiamo da Mesic. Colombo ieri ha detto che è quasi pronto per giocare. Ma io credo che, non me ne voglia il mister, ma su queste cose non sono d'accordo, perché i giocatori pronti, quasi pronti, per me devono giocare, se sono bravi devono giocare e poi dimostrano se sono pronti o non sono pronti. Se, certo, stando in panchina non dimostrano nulla. Però sono giocatori che il DS ha preso, dei quali lui è convinto, e sono convinto che anche Mesic farà la sua parte. Per quanto riguarda Colai, è rimasto a Pescara, il ragazzo si è rimentalizzato immediatamente e sicuramente anche Aristide ci darà una bella mano da qui alla fine. Non mi ricordo Gozzi. Mi è chiesto, Gozzi è un giocatore che abbiamo preso in sostituzione di Saccani, sapevamo che aveva un piccolo infortunio che smaltirà nelle prossime un paio di settimane, però su quel ruolo siamo abbastanza coperti, perché tra Milani, Crescenzi, Ancelotti e all'occorrenza anche Mesic a sinistra ci può giocare, per cui non credo sia un problema.